I ragazzi del Grande Fratello VIP fanno il punto sulle dinamiche della nona puntata, andata in onda ieri sera con un nuovo record d'ascolti. Nel corso della cena seguita alla messa in onda, i fratelli Rodriguez hanno commentato i pesanti fischi ricevuti da Cecilia e Ignazio da parte del pubblico. La storia d'amore nata all'interno della casa, che ha portato la modella a lasciare il fidanzato Francesco Monte, è stata particolarmente criticata, ma Jeremias ha insinuato alla sorella un dubbio. E se le reazioni degli spettatori fossero pilotate dagli autori? In questo caso, gli spettatori presenti in sala hanno letteralmente subissato la Rodriguez di fischi per come ha giustificato la scelta di stare con Ignazio, senza farsi mancare rapporti intimi consumati nella casa. Jeremias, però, ne è sicuro. I boh che Cecilia ha ricevuto ieri sera sono manovrati dalla produzione del programma che indicherebbe quando applaudire e quando fischiare. Te la prendi per i boh? Ma non capisci che gli danno indicazioni? Fidati, io l'ho visto io, dal vivo. Di che parliamo? Quando qualcuno dice qualcosa loro dicono al pubblico di applaudire, come quando Simona ha detto quella cosa contro di te. Ragazzi, è un programma, è televisione. La frase di Simona Izzo cui Jeremias fa riferimento è un'insinuazione tutt'altro che leggera della ex Geffino sulla veridicità della liaison Cecilia-Ignazio. Mi auguro che quella con Ignazio sia una storia d'amore e vada oltre le telecamere, però una cosa devo dirla. Ricordi quando hai accusato Luca di aver premeditato un abbandono mediatico con Soleil? Ora mi sfiora il pensiero che tu abbia fatto la stessa cosa. Non me ne frega un ca' di quello che Simona ha detto, è stata la replica di Cecilia al fratello nel corso della cena. Situazione per certi versi paradossale, quella che si sta creando nelle ultime ore. Jeremias sostiene, infatti, come l'attacco del pubblico sia alimentato dal reality stesso, mentre non pochi spettatori, al contrario, accusano il programma di riservare ai fratelli Rodriguez un trattamento di favore. Intanto, però, sembra avverarsi la profezia di Ignazio e Cecilia, che avevano già capito come la loro storia sarebbe stata sottoposta alla gogna mediatica. E allora, ci si chiede cosa sarà della coppia tra un mese, quando il GF VIP finirà, ammesso che i due non escano prima. L'amore di Moser e della Rodriguez resisterà agli attacchi e si trasformerà in una storia duratura, o si rivelerà un semplice flirt televisivo? Chi se ne frega?